Nessuna delle due squadre ha ancora segnato. E in questo piccolo frangente di inizio partita abbiamo visto un'ottima difesa di Udine. Adesso Lussana. Adesso Silva la lascia. Se la perde Blažević e firma i primi due punti della partita. La numero 12 Silva, ricordiamo, ex Chieti, Bologna, Comense. Esperta classe 1988. Adesso Rainis. Manca Belli. Adesso Blažević prova il tiro da sola al centro, non va. Silva, Bonvecchio, vuol far partire il contropiede, punta uno contro uno, Bianco, scarica sul fondo per De Vicenzi, palla per Lussana, prova il tiro da tre, non va. E adesso palla per il rimbalzo difensivo di Blažević, che l'appoggia a Rainis. Molto giovane, 20 anni, classe 97. Ottimo intervento difensivo, scusate, di Josef Sekila, che ruba la palla dalle mani a Udine. Adesso rimessa al fondo, Rainis, Bianco, manca Belli, va contro la difesa di Sekila che non si fa fregare. Ancora 0 punti per Udine. Adesso De Vicenzi, non riescono a concretizzare il contropiede le ragazze bergamasche. Adesso Lussana uno contro uno con Mancabelli. Adesso Silva prova il tiro da tre, non va nemmeno questo. E perde palla, stranissimamente, perde palla da sola Elisa Mancabelli e permette una rimessa offensiva dal lato per la Fassie del Valsalbino. Chiama lo schema coach Stibiel. Ovviamente intervisteremo a fine partita. Canestro buono di capitan Chiara Lussana. Pressa tutto campo della squadra bergamasca, che però si perde in angolino. La numero 10 Mancabelli che prova il tiro, non va. Rimbalzo offensivo di Blažević. Adesso Rainis, poi Bianco, ancora Blažević da sola al centro dell'area, riesce a realizzare. Adesso Bonvecchio porta palla, sempre lei. Non si intende né con Sekila né con Silva. Coach Tibial chiama alla calma, troppa fretta. Non si è intesa con Sekila e nemmeno con Silva. Azione potremmo dire sprecata qui in attacco per Fassi del Valsalbino. Adesso palla a Udine. Blažević, Bianco prova il tiro, non va. Capitan Vincenzotti. Adesso capitan Lussana scarica su Bonvecchio, palla intercettata dal numero 10 Mancabelli, che probabilmente se la prende con se stessa per non essere riuscito a trattenere il pallone. Bonvecchio, Sekila difende il pallone. Bonvecchio, bellissimo passaggio per Sekila che si accentra, prova il tiro, un'azione fenomenale. Sekila che consegna palla a Bonvecchio, che poi gliela ridà con un dai vai tanto elementare quanto efficace. Rainis, ancora lei fuori dall'area, palla per Vincenzotti. Adesso Rainis prova da tre, non va il tiro, rimbalzo di Chiara Lussana, palla per De Vicenzi che chiama Silva, si appoggia su di lei. Adesso Silva scarica per Bonvecchio, prova il tiro, realizza due punti dal limite dell'area. 8-2 il punteggio per ora qui al Palaraffa Martini di Torre Boldone. Vincenzotti si accentra, la passa per Bianco che può solamente appoggiare e realizza. Era stata persa probabilmente da Sekila. Adesso porta palla, si guarda attorno, non riesce a scaricare, un po' chiusa, fallo subito, fallo abbastanza ingenuo perché ormai Sekila era chiusa, aveva ancora a disposizione pochi secondi per scaricare il pallone.
ovviamente gioisce la compagine bergamasca che così ha possibilità di rifiatare. Rimessa per Bonvecchio. Adesso vediamo, palla per Sechila, la riconsegna Bonvecchio. Palla Bonvecchio centrata, non riesce ancora a intendersi con Silva, parte il contropiede della numero 10. Manca Belli che sotto canestro può solamente che realizzare. Seconda volta che Bonvecchio non si intende con Silva. Adesso qua Lussana va a sbattere contro Mancabelli. Altro fallo fuori dall'area della numero 3 Blazevic. Cambio nelle file di Fassi. Esce Lussana Chiara dopo un ottimo inizio ed entra la giovanissima Micaela Gionchiglie, ricordiamo classe 2000, che aveva giocato veramente bene la partita contro Crema. Adesso Sechila per Bonvecchio, riceve blocco, si accentra, scarica su Silva da tre, non riesce a realizzare. Adesso rimbalzo per Bianco, palla per Vicenzotti che un po' goffamente riesce a mantenere possesso, passaggio quasi intercettato da De Vicenzi. Adesso vediamo in angolo la numero 10 Mancabelli che si accentra, prova un tiro difficilissimo ma riesce a prendere rimbalzo, passarla a Bianco che sotto canestro riesce a realizzare il canestro del pareggio. Ripetiamo che queste due squadre sono a pari punti in classifica e lo vediamo anche nel gioco, un gioco abbastanza alla pari e lo dimostra anche il punteggio. Adesso vediamo Bianco che sbaglia clamorosamente sotto canestro su un passaggio della numero 21 Rainis, che era riuscita a liberarla ottimamente. Gionchiglie si fa rubare palla dalla numero 10 Mancabelli e le fa fallo sotto canestro per evitare un canestro ormai praticamente sicuro. Minuto chiamato da coach Stibiel probabilmente, visto, esatto, coach Stibiel chiama minuto visto il calo degli ultimi minuti della compagine bergamasca. Una partita però iniziata in modo abbastanza tranquillo, nel senso che le due squadre si stanno ancora studiando. Tre falli per la compagine di Udine, tutti in possesso di palla, cioè quando Bonvecchio portava palla verso canestro. Adesso siamo pronti a seguire la continuazione di questo primo quarto. Riprende il primo quarto con due tiri liberi per Udine della numero 10 Mancabelli, che ricordiamo aveva subito fallo da Gionchiglie. Buono il primo e porta in vantaggio gli ospiti, che vogliono sfatare il tabù della trasferta, dato che quest'anno in trasferta non hanno ancora vinto. Ottimo anche il secondo, 2-2. Adesso Lussana porta palla, difende veramente molto bene Udine. Fallo! Difende bene ma in modo abbastanza roccioso, tant'è che hanno dovuto fischiare 4 volte l'infrazione di fallo gli arbitri. Rimessa laterale per Lussana che è entrata, che è rientrata, credo la 13. Adesso Lussana si accentra, prova il tiro, ottimo, ottima realizzazione che porta le due squadre in parità. Da segnalare anche l'ingresso in campo di Valente al posto di Josef Sechila. Adesso Blazevic per Pontoni, ancora Blazevic, scarica per Rainis, fallo fischiato numero 5 Gionchiglie, entrata un po' nervosamente in campo. Qua errore di esperienza, possiamo dire. Due falli già nel primo quarto per Gionchiglie. Adesso rimessa persa dalla squadra di Udine. Chiede il capitano Mancabelli, no scusate,
la numero 10 Mancabelli chiede a Gionchiglia di segnalare di aver toccato il pallone, ma lei dice di no. Adesso è rimessa per Fassi, che è in fase offensiva con Valente, che consegna a Gionchiglia, sbilanciata da Mancabelli. Adesso De Vincenzi, sbilanciata anche lei da Vincenzotti. Cambio per la squadra di Udine. Entra il numero 11 Sturma, esce il numero 13 Vincenzotti. Adesso palla per Silva, De Vincenzi ancora per Gionchiglia. Prova ad accentrarsi, non riesce. Non guardano i 24 secondi le ragazze bergamasche. Cambio per la squadra della Fassi e del Valsalbino, fuori il numero 5 Gionchiglia. Entrata non ottimamente in campo, ma bisogna sperare che si riprenda e non si abbatta moralmente. Brutta caduta di Bonvecchio, che è scivolata sul parquet. Tripla della numero 3 Blazevic, tripla di tabella che porta il risultato su 13-10. Si fa rubare palla Lussana sotto canestro e due punti realizzati dal numero 21 Rainis. Diciamo primo quarto abbastanza shock per Fassi del Valsalbino, che non sta giocando malissimo ma sbaglia delle piccole cose che portano ai canestri avversari. Adesso prova la 3 Lussana, tiro abbastanza corto, prova rimbalzo Valente ma gliela ruba la numero 3 Blazevic. Porta palla Rainis per Mancabelli, ancora Rainis, prova il passaggio bellissimo per Mancabelli, intercettato da Silva. Adesso cambio per entrambe le squadre. Doppio cambio per Fassi, perché escono De Vincenzi e Silva ed entrano rispettivamente Marulli e Sechila. Esce invece Mancabelli per Udine ed entra la numero 32 Romano Isabel. Adesso Rainis per Romano, prova il tiro Sturma, non va. Bonvecchio va al rimbalzo, però è incredibile che debba andare a rimbalzo un play quando ci siano la 22 Marulli e Sechila, sicuramente più facilitate al rimbalzo difensivo della Bonvecchio. Subisce comunque fallo Ilaria Bonvecchio e ha due tiri a disposizione in virtù del bonus. 1:25 alla fine di questo primo quarto. Concentra Bonvecchio, prova il primo, buono. La ragazza di una maturità invidiabile, classe 1994, si prende sempre sulle spalle le situazioni più difficili della propria squadra ed è sempre la prima a spronare le compagne. Adesso vediamo Romano che prova a sfondare in area ma non riesce. Recupera palla, ah no, Romano recupera palla su errore di Pontoni, che adesso subisce fallo in atto di tiro. Fallo fischiato alla numero 21 Valente. Come sentiamo annunciare dallo speaker, terzo fallo di squadra per la squadra bergamasca. Non va il primo di Pontoni Elisa, classe 1998. Prova il secondo, va. Cambio. Esce proprio la numero 15 Pontoni ed entra numero 12 Mio, classe 1995. Adesso Lussana soffre molto la Fassi, questo pressing sui play, sulle portatrici di palla. Riesce Bonvecchio ottimamente a superare la metà campo prima degli 8 secondi. Adesso Lussana chiama Sechila, chiama il blocco. 7 secondi alla fine dell'azione. Ottimo passaggio di Lussana, ma non riesce a intendersi con Valente. Forse è andata troppo fino in fondo. Chiama il cambio coach Stibiel, dentro al numero 14 Panseri, fuori al numero 18
capitano Chiara Lussana. Altro cambio per Udine, fuori la numero 21 Rainis, dentro numero 6 Ciotola. Squadra molto giovane quella di Udine. Per segnalare una classe 2000, Claudia Zanelli, e poi diverse giocatrici, 94, 95, anche 98, come appunto Pontoni, Elisa da poco uscita. Adesso Blazevic prova il tiro e trova un canestro difficilissimo, ma veramente bello. Sei secondi alla fine, palla per Sechila che pasticcia, non riesce a tirare e finisce l'azione con un tiro da tre difficile di Bonvecchio, che non arriva neanche al ferro. Si conclude questo primo quarto con il punteggio di 18 a 11 per la squadra di Udine. Un primo quarto abbastanza nervoso, abbiamo visto diversi falli da entrambe le parti, 3 per la Fassie del Valsalbino e 5 per la squadra di Udine, che deve cercare di interrompere il tabù delle trasferte e provare a vincere oggi qui a Bergamo per portarsi a casa 2 punti e superare appunto la Fassie Albino. Pronti a riniziare questo secondo quarto di una partita difficile per entrambe le squadre, che appunto giocano in modo nervoso, che cercano entrambe marcata in modo molto fisico dal numero 12 Mio, che si era quasi appesa. Adesso vediamo il numero 32 Romano, si fa intercettare palla, la Valente adesso difende sulla numero 6 Ciotola. Prova Blazevic col mancino da fuori e realizza una tripla importantissima che porta più 10 la squadra udinese. Panseri, grande difficoltà, grandissima difficoltà a portare su palla per la squadra bergamasca. Adesso Valente dall'angolo non riesce a realizzare, ottimo taglia fuori di Mio, che però perde palla per l'intervento di Silva. Adesso Bonvecchio, pressata al numero 32 Romano. Adesso Bonvecchio, 6 secondi alla fine, la passa per Silva che prova ad andare sotto, sbaglia un rigore. Valente sotto canestro, subisce fallo, chiede coach Stibiel ma non viene sanzionato. Adesso Blazevic per Ciotola, che riesce a superare prima gli 8 secondi Mio. Si è accesa adesso questa partita nel primo minuto di questo secondo quarto. Adesso la numero 11 Sturma sbaglia il canestro dopo un'ottima virata. Bonvecchio isolata, non viene aiutata dalle compagne. Situazione difficile. Tantissimo. Altro cambio per entrambe le squadre, dentro numero 16 Da Pozzo e fuori numero 3 Blazevic per Udine, e dentro la numero 18 Lussana, fuori numero 14 Panseri. Tanti cambi per entrambe le squadre che provano a girare la squadra. Adesso prova Silva dall'angolino, trova il ferro. Difficoltà realizzative per la squadra bergamasca. Adesso Romano per Ciotola, che da sotto canestro con un sottomano realizza un bellissimo canestro. Sopra di 12 punti. E qua vediamo tutta la difficoltà della squadra bergamasca nel riprendersi da questo momento. Proprio no, abbiamo visto Silva perdere palla in modo abbastanza goffo da sola. Rimessa per Udine, Ciotola play, classe 98. Adesso Mio prova, adesso Sturma da sotto, subisce fallo
abbastanza evidente della numero 12 Silva, ne ha sentito il rumore fino a qua, non sanzionato dall'arbitro guida Belprato Simona. Altro cambio per Albino, fuori 22 Marulli, dentro al numero 16 De Vicenzi. Adesso Struma prova un tiro difficilissimo allo scadere dei 24 secondi. Rimbalzo per Fassi, Lussana per Bonvecchio che si accentra. Ottimo passaggio però ottimamente intercettato da Mio. Adesso Ciotola chiama lo schema. Palla per Romano, ancora per Ciotola, per Struma che non riesce a trattenere il pallone. Numero 11 Sturma. Rimessa dal fondo per Fassi. Bonvecchio porta palla, consegna numero 18 Lussana. Palla per De Vicenzi, passaggio pericolosissimo, poteva essere intercettato. E il passaggio di De Vicenzi verso Silva è stato intercettato, ma fallosamente, secondo Vastarella Giuseppe di Napoli, che ha sanzionato il fallo alla numero 16 da Pozzo. Altro cambio per Fassi, fuori numero 21 Valente, rientra Josef Sechila. Deve riprendersi Fassi da questi 4 minuti di secondo quarto in cui ha subito 12 punti praticamente. Adesso vediamo se Sechila non vuole rischiare il tiro, la consegna a Bonvecchio che prova il tiro dal centro, area, non va, sfortunata la giocatrice classe 94. Adesso Romano per Mio che non riesce a appoggiare a canestro. Parte De Vicenzi, parte in contropiede, è una contro uno. Adesso recuperano, è uno contro due, la passa per Bonvecchio che si accentra, la passa per Silva, prova la tripla, non va, rimbalzo di Sechila, si sgomita sotto canestro, prova un tiro difficilissimo ma bellissimo e la palla non ne vuol sapere di entrare. Fallo comunque sanzionato alla numero 12 Mio, che adesso viene sostituita. E rientra numero 00 Bianco. Prova Sechila dalla lunetta. Non va. Continua la crisi realizzativa della squadra bergamasca. Prova secondo. Va. Cambio per coach Pomilio, ricordiamo e ripetiamo, ex Vicenza, ha vinto due scudetti negli anni 80. Adesso palla per Vincenzotti, capitano, è rientrata dopo un fraseggio con Ciotola, adesso è lei a portare palla. Vincenzotti si fa intercettare il passaggio da De Vicenzi che ottimamente riesce a ridarla e a salvarla. Adesso Lussana chiama le compagne, si trova un po' isolata, fa il consegnato a Silva, palla rubata dal numero 32 Romano. Discutono Silva e Lussana su come uscire da questa situazione e arriva ovviamente Bonvecchio, la prima a motivare le compagne. Adesso vediamo Silva che prova antisportivo per Bonvecchio, che sicuramente non ha fatto un fallo intenzionale a mio avviso per fermare l'azione, ma ha cercato di recuperare il pallone e facendolo ha fatto fallo, ma giusta comunque la segnalazione dell'arbitro perché su ultimo uomo sappiamo che è fallo antisportivo. Minuto chiamato da coach Stibiel. Partita difficilissima. Adesso vediamo la squadra udinese sopra più 11. Si fa sempre più difficile la situazione per la compagine bergamasca.
fischio dell'arbitro, adesso devono rientrare in campo le due squadre. Sicuramente entreranno con due atteggiamenti molto diversi. Una Udine sicuro di sé, che deve mantenere il vantaggio, e lo fa con le unghie e con i denti sotto canestro, anche ricorrendo a diversi falli. E invece la squadra bergamasca, che entra un po' affranta, un po' demotivata per questo meno 12 ora che ha realizzato il canestro la numero 32 Romano. Non realizza il secondo, la numero 32. Adesso Capitan Vincenzotti per Vainis. Bianco, Vincenzotti sgomita sotto canestro. Il pubblico chiede un fallo in attacco che a mio avviso era notabilissimo. Adesso qua c'è, qua viene anche fischiato. Un fallo in attacco della numero 32 Romano, che è andata proprio con il braccio a spostare la numero 18 Lussana. Esce proprio la numero 32 e rientra la numero 10 Mancabelli. Squadra molto fisica Udine, che non si tira mai indietro, non tira mai la mano indietro, cerca sempre di rubare palla, cerca sempre di fermare gli avversari anche con un fallo. Adesso vediamo Sechila sotto canestro contro Bianco, che cerca di smuoverla, perde palla Sechila con un passaggio a vuoto. Rainis, adesso Rainis ancora riceve palla da Mancabelli, palla per Vincenzotti che prova ad accentrarsi, perde palla, si rimbalza su se stessa, palla per Sechila sotto canestro, è da sola, non riesce a realizzare. Adesso Bonvecchio era caduta toccandosi un orecchio, probabilmente per un gomito della Bianco che, avendo preso il rimbalzo, stava sgomitando per mantenere il possesso. Adesso palla Mancabelli, stoppata di Silva ai danni della numero 16 da Pozzo. 4 secondi in attacco per Udine, che deve provare a realizzare in questo poco tempo. Infatti ci prova con Rainis da 3, non va. Sechila riesce a spizzicare il pallone quanto basta per consegnarlo a Silva. Adesso vediamo Lussana, non si intende con Bonvecchio. Adesso Lussana per Sechila, che la ripassa Lussana e non riesce a realizzare ancora Lussana. Ci prova Sechila sotto canestro, stoppata la numero 16 da Pozzo. Momento non nero di più per Bergamo. Da Pozzo, Rainis, Bianco, Mancabelli, prova, no, il tiro da due non va. Da Pozzo, prova Bianco da tre, scordinata, non riesce ad arrivare al ferro e viene fischiato un fallo ai danni di Sechila. Un fallo di Sechila sul numero 16 da Pozzo sotto canestro. Sechila che viene sostituita prontamente da Coach Stibiel, che inserisce la numero 21 Valente. La giovane Valente, classe 97, deve riprendersi Albino da questo momento molto buio di secondo quarto. 12 punti sotto, ma un punto in tutto il secondo quarto. Ma il pubblico ci crede, il pubblico sprona le proprie ragazze a crederci. Adesso Bonvecchio ci prova ad accentrarsi, palla per Valente che la consegna a Lussana, prova il tiro da tre, non va. Una percentuale di tiro veramente bassa per Albino. Palla per Lussana che la consegna a Silva per Bonvecchio. Prova una tripla dal valore importantissimo, non ci riesce.
rimbalzo per Bianco, palla per Rainis, porta il pallone, prova a passarla ad Apozzo, ma il passaggio non va. Rimessa in attacco per Albino e minuto chiamato da coach Stibiel. Giustamente chiama minuto coach Stibiel, perché un punto realizzato in tutto il secondo quarto è veramente troppo poco. 12 punti di svantaggio su una Udine che ha espresso un gioco a tratti falloso, a tratti un po' rude, ma comunque decisivo, perché ha portato la compagine delle ragazze di coach Pomiglio a questo risultato. Adesso gli arbitri vanno a richiamare le due squadre. È una situazione veramente critica. Coach Stibiel prova con un altro time out a spronare le sue ragazze, ma sono veramente affrante. Un gioco abbastanza sterile, contropiedi continui per poi fermarsi, aspettare la difesa, gestire il pallone e sbagliare il passaggio nella fase più importante o sbagliare il canestro sotto canestro. La situazione sicuramente da dimenticare. Vediamo il rientro di John Chiglie, che ha sostituito Bonvecchio. Adesso vediamo De Vicenzi, John Chiglie, Valente. Provano a rubare le palla, non ce la fanno. Palla per John Chiglie, che la riconsegna Valente. Si accentra, prova un tiro, subisce fallo, a mio avviso non fischiato. Adesso accompagnata, non fischiata. Potremmo dire che si sta arbitrando all'inglese, in cui si lascia correre. Adesso Bianco sbaglia passaggio, John Chiglie però non riesce a ripartire perché le ruba palla la numero 21 Rainis. Adesso prova il tiro la numero 16 da Pozzo e porta il risultato a più 14. John Chiglie, De Vicenzi, Marulli, sbilanciata da Pozzo. Rientra Bonvecchio per la numero 5 John Chiglie. Chiede coach Stibiel maggiore grinta, maggior carattere alle proprie ragazze, ma bisogna ricordare che John Chiglie 2000. Valente sotto canestro, ottima difesa di Dapozzo. Prova Lussana da tre, non va nemmeno questo. E l'unica a crederci è Valente, che va al rimbalzo per provare a rubare palla a Rainis. Adesso Mancavelli si accentra e riesce a realizzare il canestro del più 16. Chiede Lussana un chiarimento all'arbitro. Adesso Bonvecchio, come annunciato prima, vediamo proprio la squadra di Albino fare un gioco sterile che si ferma, fa girare palla senza poi realizzare, complice anche il forte pressing di Udine. Chiede falli la panchina di Albino, palla per De Vicenzi che non realizza nemmeno questo. ...45 secondi alla fine di questo secondo quarto shock. Va capitan Vincenzotti, prova il tiro, non realizza. Bonvecchio, sempre lei a portare palla, a provare il tiro, a organizzare il gioco e anche a prendere rimbalzi, forse l'unica nota positiva. E non va nemmeno questo di Lussana, ma prova il tiro da tre Marulli, non va nemmeno questo. Sgomitano sotto Valente e Bianco. Valente chiede un fallo. 6 secondi alla fine dei 24, palla per Valente che prova il tiro e non va. Percentuale di tiro davvero davvero bassa. Adesso Vincenzotti da 3, non realizza. Prova Lussana il tiro da metà campo che viene lanciato però alla fine dopo il fischio dell'arbitro.
Riassunto veloce di questo secondo quarto: un punto realizzato solamente dalla compagine bergamasca, 16 punti di vantaggio per Bergamo, scusate, per Udine. Adesso sicuramente coach Stibial avrà molto da dire, avrà molto da rimproverare le sue ragazze, che stanno producendo un gioco, ripetiamo un'altra volta, un gioco sterile, un gioco che non porta al canestro, un gioco che si incentra solamente sul passaggio sotto canestro per poi scaricare la palla fuori, provare un tiro e sperare che il contropiede avversario non si realizzi. Restate con noi per assistere al terzo quarto, al secondo tempo di questa partita molto movimentata fra Fassi del Valsalbino e Udine. Pronti a riniziare questo secondo tempo di questa partita difficilissima per la Fassi del Valsalbino, sotto di 16 punti. Ricordiamo che ha realizzato solamente un punto nel secondo quarto, con una percentuale di tiro del 17%, con 0 su 7 da 3. Pronti a riniziare, adesso palla per Rainis della squadra di Udine. Adesso Blažević per la numero 13, Vincenzotti, che realizza sotto canestro e porta più 18 la compagine friulana. Adesso vediamo Lussana, prova il tiro da centro area e va, realizza, festeggia il pubblico bergamasco. Speriamo fosse solo una maledizione del canestro e che si ricominci a segnare. Canestro sbagliato dalla numero 13, capitan Vincenzotti. Adesso è pronta a ripartire la squadra bergamasca. Una partita che vi consigliamo vivamente di seguire, una partita accesa, una partita che vedrà contendersi due punti molto importanti. Adesso Sechila, Lussana, Bonvecchio prova ad accentrarsi, ottimo passaggio per Lussana, 5 secondi, palla per Sechila che non riesce a tirare e fa scadere i 24 secondi con un'ottima difesa di Udine, ma forse più che un'ottima difesa, un debole attacco quello di Albino. Passaggio per la Vincenzotti, che riceve blocco da Blažević, che riceve sotto canestro, chiede un fallo, rimessa dal fondo per Albino. Negli spogliatoi coach Stibile avrà sicuramente spronato le sue giocatrici a fare meglio, meglio rispetto al secondo quarto veramente veramente sottotono. Palla contesa e palla per Albino in virtù della freccia, rimessa di Bonvecchio, guarda sotto canestro Lussana, non riesce. Adesso la consegna a Silva, che la ripassa a Bonvecchio. Lussana si schiera a zona, probabilmente Udine, che ha visto lo 0 su 7 di Albino e vuole sfruttare la poca percentuale realizzativa da 3 della compagine bergamasca. Adesso Mancabelli su difesa di Lussana, che se la perde. Mancabelli va sotto canestro, si ferma, passaggio a vuoto. Ripeto, e lo vediamo anche da questo inizio di secondo quarto, partita nervosa, tanti passaggi sbagliati, tanti falli, tante azioni finite nel vuoto. Da segnalare prestazioni positive di Bonvecchio e Valente per le bergamasche, e da segnalare positive la numero 3 Blažević, Vincenzotti, la numero 00 Bianco, e anche Da Pozzo aveva giocato molto bene. Adesso Bonvecchio, De Vicenzi sotto per Sechila, palla per Lussana, prova il tiro da 3, Chiara Lussana,
porta a meno 13. Le ragazze aerobiche, che ci credono, non smettono di crederci, incitate dal pubblico bergamasco. Corso in massa, il palo Raffa Martini. Raimis, Blazevic sotto per Bianco, non realizza su pressione di Sechila, che ancora infastidisce il tiro della numero 00, che non riesce a realizzare. Adesso Bonvecchio parte in contropiede, si accentra, subisce un fallo, non viene fischiato, prova il tiro sulla linea da due. Peccato, perché per pochi centimetri non è stato da tre, ma comunque canestro di vitale importanza. Adesso sotto canestro sbraccia Vincenzotti. Le parole di coach Stibia devono essere state veramente importanti nello spogliatoio, perché sono entrate con un piglio completamente diverso le ragazze bergamasche. Adesso palla persa per infrazione di doppia della numero 12 Silva. Minuto chiamato da coach Pomiglio della Libertas Basket Udine. Da segnalare in questo inizio di terzo quarto un ingresso in campo completamente diverso rispetto ai primi due quarti da parte della Fassi Albino, che ha segnato 7 punti in 3 minuti, che fanno un po' innervosire, dato che nel secondo quarto ha segnato solo un punto la Fassi Albino, che se si fosse, diciamo così, svegliata prima, se si fosse caricata nel quarto precedente, staremo parlando sicuramente di una partita diversa, ma è ancora tutto da decidere, è ancora tutto da scrivere. Sicuramente la squadra di Albino cercherà di non fare fallo sul numero 10 Mancabelli, che ha il 100% i tiri liberi, e cercherà di difendere in modo pulito. Adesso Blazevic, Mancabelli ancora per Blazevic, che la consegna a Rainis. Tiro da tre non realizzato, rimbalzo offensivo di Mancabelli, prova a rubare le palle a Sechila, non riesce. Scorrono intanto i secondi, 9 secondi alla fine dei 24. Prova il tiro, non va. Capitan Vincenzotti, parte il contropiede, Chiara Lussana vede dall'altra parte Bonvecchio, che la passa De Vicenzi, e ancora una volta si può schierare la difesa di Udine, ma realizza una tripla importantissima Lussana, che porta le ragazze aerobiche a meno 8. Come potete sentire, in fermento il palo Raffa Martini. In difficoltà adesso Udine. Se prima era una partita spenta, adesso è sicuramente una partita viva e pronta a regalare moltissime sorprese. Lussana, Silva, De Vicenzi, ancora Silva, provano l'1-2, non riescono. Sechila non riesce a intendersi con Bonvecchio, riceve palla quest'ultima, 5 secondi, Sechila deve provare il tiro, non tira, non riusciamo a capacitarci del fatto che Sechila Josef per due azioni consecutive non abbia tirato a pochi secondi dallo scadere dei 24. Non riesce a sbloccarsi in questa partita Sechila, un po' sottotono rispetto alla partita di Pordenone in cui si era vista protagonista, una partita in cui ricordiamo, erano a più 18 le ragazze bergamasche e sono state raggiunte per andare a meno 1. Fallo della numero 21 Valente. Adesso l'arbitro Belprato fa notare che non era partito il tabellone, non erano partiti i secondi, e perciò adesso si giocherà per 10 secondi. No, si lascerà scorrere per 10 secondi il tabellone, dato che non era partito.
piccolo break di 10 secondi per noi. Si riprende dopo pochi minuti di attesa per un problema tecnico al tabellone. Adesso rimessa intercettata da De Vicenzi e ancora una volta rimessa per Capitan Vincenzotti. Vincenzotti per Rainis. Riceve blocco da Pontoni, prova ad andare lei, non va. Rimbalzo di Pontoni, palla recuperata da Silva, che consegna Bonvecchio, che prova un passaggio filtrante per De Vicenzi, che non riesce ad arrivarci. Adesso rimessa per Udine, Rainis, Vincenzotti, palla per Blažević, fischiato fallo quando c'era forse prima il passi, fallo fischiato al numero 18 Lussana. Primo fallo, due tiri per Blažević. Mancina, non va il primo, si conferma la teoria secondo cui era stregato questo canestro, non va neanche secondo. Palla a rimbalzo Bonvecchio, che è tutto fare, palla per Valente sotto canestro. Meno 6 per la Fassi Albino. Adesso Vincenzotti prova a reagire, Udine non ci riesce. Palla recuperata in modo rocambolesco da De Vicenzi. Lussana per Silva, ancora Lussana. Pronto a entrare la numero 11 Sturma. Palla comunque per Bonvecchio, che prova il tiro. Meno 4, una rimonta che ha del miracoloso, da quasi meno 20, da meno 18 a meno 4, tripla sbagliata da Blažević, palla recuperata da De Vicenzi, antisportivo, fischiato a Blažević. Che momento per Fassi, che momento per le bergamasche, che devono cavalcare l'onda. Devono cavalcare l'onda del momento. Non osiamo immaginare le parole di coach Stibian negli spogliatoi. Canestro realizzato da Silva, meno 3. Si concentra, classe 88. Canestro, meno 2. Quante emozioni che ci regala questa Serie 2 basket femminile. Esce la numero 3 Blažević, colpevole del fallo antisportivo, e rientra numero 16 da Pozzo. Sentiamo qui il pubblico al Palaraffa Martini, Vittore Boldone. Adesso De Vicenzi, no, Valente, non va al canestro, fa pressing su Pozzo. Palla per Rainis, che chiamando lo schema perde un attimo l'equilibrio. Adesso Rainis da Pozzo. Sturma, ottimo recupero di Lussana, sanzionato però con un fallo dall'arbitro. Secondo fallo personale della numero 18. Bisogna dare merito però a coach Stibiel anche di cambi azzeccati, come la sostituzione di Sechila a favore della numero 21 Valente, che sta l'unica nel secondo quarto insieme a Bonvecchio ad emergere in un momento molto buio. Prova la tripla Sturma, becca solamente il ferro, palla fuori e rimessa per Bonvecchio. Meno 2 a 3.35 dalla fine di questo terzo quarto, che ha dell'incredibile. Adesso Panzeri, fallo in atto di tiro, e ha
nelle proprie mani i due tiri liberi che le permetterebbero di raggiungere il pareggio. Due tiri di importanza vitale. Non va il primo. Prova il secondo. Non va nemmeno il secondo. Ma Silva vuol rimediare. Non ci riesce. Ancora il rimbalzo. Subisce probabilmente un fallo da Rainis, in atto di rubare palla. Adesso fallo subito sotto canestro da Mancabelli. Fallo commesso da la numero 14, Panseri. Esce proprio lei. Ed entra la numero 22, Marulli. Palla recuperata da Silva. Adesso scatto poderoso di Lussana, che però sbaglia il passaggio. Intercettato da Rainis, che fa partire il contropiede. Palla per Mancabelli, palla per Sturm. Prova il tiro, non va nemmeno questo. Palla lunga di Bonvecchio per Valente. Passaggio bellissimo sotto canestro. Prova il tiro. Chiede il fallo tutto il pubblico del Palaraffa Martini. Fallo non ravvisato dall'arbitro. Partita accesa, nervosa. Palla fuori e rimessa in attacco per la compagine friulana. Cambio per coach Pomilio. Entra numero 32 ai danni in sostituzione della numero 10. Si consulta l'arbitro Bastarella Giuseppe di Napoli con il tavolo. Pronti a ripartire. Palla per Sturm, per Rainis. Pontoni per Da Pozzo Romano. Cerca il passaggio, lo trova per Rainis. 12 secondi per la squadra friulana. Non va il tiro, non va neanche il rimbalzo di Sturm, ma che è intelligentissima e lancia il pallone addosso a Marulli per ottenere una rimessa al fondo. Sturma per Pontoni, rimessa veloce, prova un tiro improbabile che stava per entrare. Adesso Bonvecchio parte, scatto poderoso, arriva sotto canestro, palla per Valente, palla per Marulli, prova da due, pareggio! Pareggio di Marulli. Una percentuale di tiro del secondo quarto, ricordiamo, era di 17%, adesso si è alzata notevolmente. Azione offensiva che non ha portato a nulla per Udine. Adesso Bonvecchio riesce a liberarsi dal pressing. Riceve blocco da parte di Valente. Si accentra, ma che passaggio per Silva, che prova il tiro e non realizza. Non fa niente il tiro. Malgrado il canestro non realizzato, c'è da notare una Bonvecchio in stato di grazia. Rimbalzi, disimpegni veramente belli, passaggi precisi. 1 minuto 32 la conclusione di questo terzo quarto, che ha visto un recupero miracoloso della fascia del Valsalbino, che ha raggiunto il punteggio di 30-30. Rimessa per Udine, palla Rainis, è rientrata numero 5 Gionchilie, che deve riprendersi da un secondo quarto negativo, ma d'altronde come tutta la Fassi. Adesso da Pozzo, 4 secondi, prova il passaggio Struna, non va, e rimessa per la Fassi Albino. Vediamo a terra Silva, un po' dolorante, acciaccato da uno scontro probabilmente con la numero 15
Pontoni. Chiede l'arbitro al medico di rimanere seduto, ma si era alzato perché aveva visto la numero 12 Silva dolorante. Si era alzato probabilmente per correre in soccorso di Silva e l'arbitro lo ha rimproverato. Adesso palla per Gionchiglie. Una partita così tesa che c'è nervosismo addirittura fuori dal campo. Adesso palla di Gionchiglie per Marulli, ma intercettato attivamente da Pozzo. Più una buona difesa di da Pozzo che un brutto passaggio di Gionchiglie. Adesso vediamo Rainis, vede Pontoni per Sturma. Adesso da Pozzo ancora per Sturma. Fallo di Gionchiglie. Cambio per la squadra di Udine. Dentro al numero 6 Ciotola. Esce al numero 21 Rainis. Lunetta, Sturma, buono il primo, vantaggio della squadra friulana, 31-30, 37 secondi dalla fine. Prova ancora Sturma dalla lunetta, realizza, 32-30, pressing ruvido quello di Sturma. Marulli per Silva, ancora Marulli, subisce un fallo importantissimo commesso dalla numero 15 Pontoni, rimessa al fondo, 19 secondi dalla fine e 14 secondi di tempo per concludere l'azione per la fase Albino. Adesso Valente per Gionchiglie che prova ad accentrarsi ma tocca la linea. Un po' demoralizzata Gionchiglie. E anche se questa partita ha giocato in maniera abbastanza negativa, questo non va ad intaccare delle prestazioni precedenti veramente ottime per una classe 2000 che avrà ancora sicuramente modo di rifarsi. Adesso Pontoni per Sturma che prova il tiro allo scadere che non viene realizzato. Si conclude questo terzo quarto di questa fantastica partita, un quarto che ha visto la Fassi Albino rialzarsi da meno 18 a meno 2 e se aveva realizzato un solo punto nel secondo quarto adesso ne ha realizzati ben 18. Un minuto e 30 all'inizio del quarto quarto di una partita molto accesa e una partita che avrà sicuramente da regalare ancora moltissime emozioni. Eccoci qui, pronti a riniziare l'ultimo quarto di questa sesta giornata di Lega 2 Basket femminile tra Fassi Albino e Udine. Sturma per Ciotola, la giovane play. Partita accesissima. Seguitela con noi per vivere le emozioni della Serie 2 femminile. Romano sbaglia il passaggio, lo tira addosso a Valente. È ancora a terra Lussana, si rialza solo ora. Bonvecchio l'aspetta. Passaggio per Lussana.
12 secondi alla fine dell'azione offensiva. Bonvecchio prova il tiro da tre! Ilaria! Bonvecchio! Sorpasso! 33-32 per la squadra bergamasca. Che giocatrice, non smetterò mai di lodarla. Un sacrificio immenso per la squadra in ogni settore del campo. Adesso Sturma, stoppata della numero 12 Silva, che ferma la squadra friulana e dice no, qua non si passa. E adesso riparte la squadra bergamasca. Bonvecchio, Lussana, Marulli prova il tiro, non riesce. Adesso deve cercare di sprecare il meno possibile le azioni offensive, la Fassi, e cercare di portare a casa questi due punti importantissimi per scavalcare appunto la rivale Udine. Adesso Fontoni si fa rubare palla da Bonvecchio, che aspetta le compagne. Adesso Marulli, Lussana riceve blocco. Palla per Bonvecchio, palla per Valente, ancora Bonvecchio, 9 secondi, palla per Lussana, che passaggi bellissimi. Tiro di Lussana che non va. La percentuale di tiro, abbiamo dalle statistiche, che è passata dal 17% al 29.3%, mentre quella di Udine si è abbassata dal 33 al 24.5%. Adesso Ciotola prova il tiro da due, non va. Rimbalzo di Da Pozzo, che prova il tiro non buono per infrazione di passi. Incredula la giocatrice di Udine, incredula, ma l'arbitro non ne vuole sapere. Cambio per coach Pomiglio, fuori Ciotola, dentro Mancabelli e fuori Pontoni, dentro Bianco con il numero 0. Si è ristabilito il quintetto base, se non per l'assenza di Blazevic al posto di Sturma e del capitan Vincenzotti, sostituito da Romano. Adesso Bonvecchio, Valente, ancora Bonvecchio, prova Silva da tre, non riesce, ma Valente riesce quasi ad ottenere un rimbalzo offensivo. Adesso Sturma perde palla grazie a un intervento difensivo non bello ma efficace. Esce la numero 12 Silva, entra la numero 16 De Vicenzi. Sette minuti 14 alla fine di questa partita movimentata e strana anche. Adesso Bonvecchio, De Vicenzi, Lussana, passaggio lungo per Bonvecchio, che prova a sfondare al centro. Tiro di Marulli da tre, infastidita da Sturma, chiede un fallo Marulli. Passaggio lungo per Romano, che non riesce a tirare per un intervento difensivo miracoloso di Lussana, che si è proprio lanciata per impedire il tiro. Capitan Lussana, un'altra che non tira mai indietro il braccio. Romano, aia, errore difensivo di Lussana che porta all'inserimento di Mancabelli, che però sbaglia il tiro da sotto, ma riesce a recuperare il pallone, lo passa a Sturma che sbaglia ancora il tiro e riprende il possesso Mancabelli. Altra azione d'attacco per Udine, Romano non riesce a passarla a nessuno, ma la recupera Sturma, che dopo svariati tentativi riesce a realizzare appoggiandosi a tabella. 34-33 per Udine. Prova Sturma a intercettare il passaggio, non riesce. Bonvecchio si accentra, prova il tiro ma subisce prima fallo. Rimessa laterale in attacco in corrispondenza della lunetta. Cambio per coach Pomiglio, fuori numero 32 Romano, dentro numero 21 Rainis. Esce la ottima Valente e rientra la numero 19 Sechila. Un cambio per far respirare
Emanuela Valente, che ha giocato benissimo, non in fase realizzativa quanto in fase di non possesso. Adesso Lussana prova il tiro da centro area, non va. Sechila non riesce a raggiungere il pallone per ottenere il rimbalzo. Parte Rainis, Mancabelli, Bianco, da Pozzo, sfida Marulli e subisce fallo. Due tiri molto importanti per da Pozzo. Cambio ancora per coach Stibial, esce Marulli dopo il fallo. Ricordiamo, sorella di Roberto Marulli, ex Agropoli, e rientra al numero 12 Silva. Prova il primo da Pozzo, va da Pozzo, ricordiamo, classe 95. Buono anche secondo, più 3 per Udine. Ci prova Lussana, si fa rubare palla ma no, riesce a mantenere il possesso. Ancora Bonvecchio per Silva, subisce fallo da Pozzo, incredula, ma un contatto che c'è perché è andata a sporcare il possesso di Silva. Time out richiesto da coach Stibiel, che probabilmente chiederà di mantenere l'andazzo degli ultimi 5 minuti e del tutto terzo quarto. 5 minuti 24 alla fine, meno 3 per Albino, una partita che è ancora tutta da decidere. Pronti a riniziare, palla Bonvecchio, Lussana, ancora Bonvecchio, rischia un po' l'Albino qua, prova Bonvecchio, ma che giocatrice è, ma quanto è forte Ilaria Bonvecchio, porta meno 1 le ragazze orobiche. Palla per Udine, palla intercettata da Lussana che chiede la rimessa bianca. Rimessa per Mancabelli, palla per Bianco, ancora Mancabelli su difesa di Sechila che perde Bianco, canestro subito, meno 3. Prestazione abbastanza negativa quella di Sechila oggi. Adesso Bonvecchio, Lussana si svincola, palla per Silva, Bonvecchio ancora, che giocatrice, palla per Sechila, non riesce anche qua, però ottiene il rimbalzo difensivo Bianco. Adesso Rainis, Mancabelli, da Pozzo, sotto per Bianco, fuori per Rainis che prova il tiro da 3, fuori, e invece no perché non aveva toccato la struttura. Fallo di Sturm su un possibile contropiede della Fassi, primo fallo personale e terzo fallo di squadra, meno 3 per Fassi. Palla per Silva, Lussana, Sechila, ancora Lussana, difesa rocciosa quella di Udine, prova il tiro, Lussana non va, Sechila va a rimbalzo ma la consegna a Mancabelli che può ripartire, ha un'autostrada davanti a sé, la passa troppo forte a Sturma che se la perde. De Vicenzi la tiene tra le gambe e la freccia consegna la palla ad Albino, fuori al numero 19 Sechila che non vuole dare il 5 al numero 21 Valente, probabilmente deluso dalla propria prestazione oggi. Cioè, palla per Lussana, Bonvecchio,
che ha visto De Vicenzi ed è riuscita a passargliela. De Vicenzi ora per Silva, che non va al canestro. Palla ancora per Fassi Albino per un tocco finale di Udine. Cambio, rientra la numero 3 Blazevic ed esce la numero 16 da Pozzo. Bisogna preoccuparsi perché la numero 3 Blazevic può cambiare e spostare gli equilibri. Adesso De Vicenzi, Lussana da 3, non va. Palla toccata da De Vicenzi e rimessa per Udine. 3 minuti e 6 alla fine di questa partita, dal punteggio non alto ma sentito, meno 3. Adesso Rainis, blocco di Blazevic, palla per Bianco, manca Belli, 7 secondi alla fine dell'azione. Bianco ancora per Sturm, ma è intercettato da Silva che va a partire con un contropiede, vede De Vicenzi che però viene recuperata da Rainis e si ferma qui l'azione di contropiede. Palla per Valente al centro dell'area, si muove benissimo ma subisce fallo in atto di tiro. 2 tiri liberi importantissimi, fallo della numero 10, manca Belli. 2 tiri per la numero 21 Emanuela Valente. Buono il primo, meno 2, 36 a 38. Prova ancora, non va. Va a rimbalzo Sturma che porta anche palla. Prova il passaggio per Bianco e ci riesce. Bianco per Mancabelli che scarica un tiro da 3 che si infila nel canestro. 41 a 36 più 5. Si complica per Fassi Albino. Adesso Bonvecchio, visibilmente stanca, giustamente. Adesso De Vicenzi per Valente. Valente sotto canestro, subisce fallo della numero 0 Bianco. Si lamenta. 2 tiri che potrebbero permettere di andare a meno 3, di tornare a meno 3. Fuori numero 16 De Vicenzi, dentro numero 22 Marulli. Sbaglia il primo Valente. Si rimane sul punteggio di meno 5. Ancora Valente. Realizza secondo, meno 4. A 2 minuti precisi dalla fine. Ora l'Albino deve dare più di tutto. Fallo fischiato numero 15 Bonvecchio. Secondo fallo per numero 15 Bonvecchio. Chiama lo schema coach Stibiel. Visibilmente agitate le ragazze orobiche che però affrontano con decisione e carisma la situazione. Ci credono, meno 4 a 1,56 dalla fine, non è impossibile. Aleggia lo spettro dei supplementari. Adesso Rainis, manca Belli, fallo di Lussana. Terzo fallo personale e terzo di squadra. Ricordiamo che Udine in bonus ha commesso 5 falli. Adesso passaggio lungo intercettato da Lussana che può far ripartire la squadra, che deve muoversi e cercare di ottimizzare i secondi. Palla per Valente, non va. Rimbalzo di Bonvecchio, palla spizzicata da Sturma. Bonvecchio prova ma il canestro rigetta il pallone. Adesso Blazevic fa ripartire l'azione.
col passare dei secondi si complica la situazione bergamasca. Pressata Rainis, palla per Silva che non riesce a darla a Lussana, che si getta, palla per Marulli che la consegna a Bonvecchio. Deve provare la tripla Albino, invece Silva! Silva con un canestro importantissimo che porta a meno 2 la squadra bergamasca. Era in posizione defilata, non era il perfetto equilibrio, ma l'esperienza le ha permesso di realizzare un canestro di importanza fondamentale. Palla per Sturm, subisce fallo, quarto fallo di Lussana che si lamenta con Valente che l'ha persa, che aveva perso Sturm. Fallo intelligente perché ha evitato un canestro sicuro ed affida la situazione alle mani di Sturm, che ha due tiri a disposizione dalla lunetta. Non va il primo. Prova il secondo, non va. Speso benissimo il fallo di Lussana. Bonvecchio per Silva, ancora Bonvecchio, ancora Marulli, Bonvecchio, meno 2 a 35 secondi dalla fine, bisogna crederci fino all'ultimo. Valente si accentra, prova il tiro, non va, 24 secondi, 25 per 25 per Udine. Insomma, riassumiamo gli ultimi secondi che sono stati molto movimentati. Tiro sbagliato di Valente, 1 contro 2 sotto canestro, mentre la Fassi Albino era sotto di 2, canestro che avrebbe potuto permettere il supplementare, ma palla recuperata da Sturma che ha fatto ripartire la squadra e ha realizzato un canestro. Udine in contropiede a 22 secondi adesso dalla conclusione di questa partita, che per certi tratti nei primi due quarti è stata non bella e nervosa, ma si è accesa nel terzo quarto ed è diventata una partita piacevole e coinvolgente. 22 secondi adesso per Albino sotto di 4 punti, 22 secondi per cercare di rimediare agli errori di un secondo quarto veramente deprimente per la Fassi. Rimessa in attacco per Bonvecchio, proveranno la tripla di Bonvecchio adesso, 20 secondi alla fine, devono cercare di ottimizzare i tempi, prova la tripla Bonvecchio che non va, rimbalzo per Mancabelli, pressing a tutto campo e fallo di Marulli che ferma il cronometro a 11 secondi e 7 dalla fine. Un'azione che è durata 9 secondi per arrivare a un tiro che di poco non è entrato e non ha permesso almeno uno. Due tiri liberi di importanza vitale per Rainis. Prova il primo, non va. Si dispera coach Pomiglio in panchina, che incita Carlotta. Rainis per il secondo, che va. Meno 5 per Albino, che adesso coach Stibiel chiama un time out probabilmente per recuperare, per recuperare 5 punti di svantaggio a 11 secondi alla fine. Un po' difficile, è abbastanza dura la situazione, ma niente impossibile. Palla in rimessa d'attacco per Bonvecchio. Bonvecchio per Silva che deve provare il tiro subito, invece la passa sotto per Lussana che viene travolta dalla numero 3 Blazevic,
6 secondi alla fine. Scusate. Buono il canestro di Lussana, 40-44. Non smette di crederci Albino. Non va secondo. Rimbalzo di Blazevic. 3 secondi alla fine. Fallo di Marulli, che ferma il cronometro su 2 secondi. Possiamo dire che nel caso di un canestro di Sturma si spegnerebbero definitivamente le speranze di Albino, che sono già molto molto basse, perché recuperare 4 punti in 2 secondi è ai limiti del possibile. Se vediamo, Sturma prova il tiro, non va. Adesso Silva deve provare il tiro da metà campo e si conclude 44-40 per Libertas Basket Udine, che riesce a sfatare il tabù delle trasferte conquistando 2 punti sul campo della fase Albino al Palarafa Martini.